Ciao ragazze, benvenuti sul mio canale. Allora, oggi video spacchettamento AliExpress. Sono arrivati una marea di pacchettini, perfetto. E ora li andiamo ad aprire insieme. Allora, aspettate che metto un pochino più di luminosità. Pochino. Ok, ci siamo. Allora, cominciamo. Ok, perfetto. Aspettate che li metto tutti girati così non si vede l'indirizzo. E andiamo con il primo pacchettino. Allora, eccolo qui. Questo l'avevo già tagliato, ma gli altri li taglio con voi. Allora, ecco, primo pacchettino. Stampi, quindi c'è questo stampo con l'unicorno e vari fiori. Questo mi piace tantissimo. Poi, secondo stampo, non so se si riesce a capire. Questo è lo stampo, eccolo qui, stampo di Pegaso, però in silicone, quindi è lucido rispetto a quello che ho preso praticamente, che è opaco. Questo qui rimane lucido. Ok, perfetto. Poi, secondo pacchettino contiene queste farfalle qui. Sono basil, come si aprono? No, ok, non l'ho aperto, ho distrutto la bustina, perfetto. Allora, eccoli, faccio vedere. Eccoli qua. Ups, sono volate le farfalle. Bellissimi, bellissimi, bellissimi. Eccoli qui, belli belli belli, anche questi da lavorare con la resina UV. Perfetto, sono 10 pezzi. Ok, adesso andiamo con questo pacchettino. Quindi forbicine e tagliamo. Ok, forbicine, forbicine. Cosa c'è qua dentro? Oh, ragazze, aspettate. Si è collato? Ok, un po' sì. No, che meraviglia, guardate, fantastici. Sono gli strass da attaccare sulle creazioni. Queste sono quelle, sono piccini questi qui, questi sono un po' più grandi. Crystal AB, però questi, vedete, bianchi. E davanti Crystal AB, cioè sono per la nail art, scusate, no, io le attaccherò sulle creazioni. Mamma, bellissimi, belli 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 belli, perfetto. Ok, andiamo avanti con il terzo pacchettino. Ta-da! Questo qui si può strappare, vediamo un po'. No, non si può strappare, è da tagliare anche questo, sperando di non tagliare il contenuto al suo interno. Cioè, non ci credo, ragazzi, bellissimi. Oggi una pioggia di pacchettini. Ok. Oh, è piccolo anche questo. Sì. Ragazzi, un altro. Ma io pensavo fosse più grande. Io cerco lo stampo del drago, ma misura gigante. E non riesco a trovarlo. So che c'è perché l'ho visto da altre ragazze. Magari il contatto loro me lo faccio dire. Va bene, vabbè, un altro drago. Perfetto. Questo stampo mi piace di più comunque. Quelli che ho sono Mosciarelli e questo mi rimane abbastanza. Cioè, è un pochino più rigido e mi piace. Sinceramente, mi piace di più. Va bene, dai, tengo da parte che i draghi non fanno mai male. Perfetto, passiamo a questo pacchettino. Quest'altro pacchettino, tagliamo sempre. Lo sto combinando. Vedi, no, c'è sempre poi tagliare la roba dentro io. Ecco, mi conviene, ecco, fare in questo modo. Adesso. Allora. Un altro,
No, ok. Oh, aspettate. Dov'è? Dove sono? Cercando di capire. Ok, dovrebbe essere così, no? Sì. No, non può essere così. No, no, è così, è così. Allora, questo è lo stampo dei cavalli al galoppo. Non so se riuscite a capire, ma sono dei cavalli al galoppo. Bello, dai. Perfetto. Andiamo con gli altri due. Con gli altri due. Ops. Vediamo un po'. Questo cos'è qua? Thank you. Ho anche una spilletta, mi hanno regalato. Un regalo, un gift. Oh, la prima volta, cioè no, aspettate, non è la prima volta perché ho trovato anche degli acetati con le medusine. Però una spilletta così, carina, dai, la regalerò. E qui che c'è? Ah, sì. Perfetto, qui ho preso sempre da lavorare con la resina. Allora, le clessidre. Allora, questa qui, e poi le andrò a montare come orecchini comunque. Questa e quest'altra. Anche. Oh, bella, belle queste pure. Sono particolari, belle, 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 mi piacciono tanto. Forse questa è ancora più bella di quell'altra. E comunque anche queste andrò a lavorare con la resina. Carine. Ok, vediamo qui cosa. Ciao cara. Vabbè, insomma. Aspettate, vabbè. Ok, grazie per il tuo acquisto. Vabbè, sì, poi vabbè, qui dietro ti chiedono di lasciare un buon feedback. Ah, va bene, grazie, grazie veramente. E adesso andiamo con l'ultimo pacchettino. Allora, poi li ripetiamo. Ah, ok, perfetto. Buonasera, fammi per terra. Allora, questo è lo stampo di questo ippocampo. Carino. Poi da provare con la resina, basta che non sborda la resina. Boh, sto guardando. No, sentendo pure se puzza la gomma. Boh, che ne dite? Vabbè, comunque da provare e... Bello, dai, bello questo cavalluccio marino. Poi prenderò anche l'altro tipo. Allora, soddisfatta, dai. E comunque devono arrivare anche tante altre cose. Felice, felice, dai, oggi tutti questi pacchettini da parte di Ali, insomma, è sempre una bella cosa quando arrivano questi pacchettini, sempre una gioia. Siamo a Natale, come i bambini, veramente come i bambini. Aspettate, vorrei rimetterlo. Aspettate, aiuto. Vabbè, l'ho rimesso dentro così non prende la polvere. Ah, bello, dai, sì. Drago, che io, porca miseria, mi divento matta, perché io voglio quello più grande, quello proprio grosso. E, insomma,
questi acquistini, mi devono arrivare altri basil, dunque le farfalle mi devono arrivare, le stelle, le stelle, oddio, mi devono arrivare comunque altri basil. Comunque questi sono fantastici. Ho paura ad aprire la bustina. Belli, veramente belli. Ne ho messi nel carrello altri, e soprattutto di varie misure mi servono, dalla più piccolina anche la più grande. Aspettate, l'apriamo, poi li verserò in un contenitore per non perderli. Peccato che non ci sono quelle bustine che si aprono e si possono richiudere tranquillamente. Allora, vediamo un po'. Poi queste bustine proprio si aprono col piffero proprio. E allora, cioè, non ci credo, non si apre. Ah no, ecco, si è aperta, aspettate che si è aperta, eccola, a posto. Ne prendo uno, cioè, è bellissimo, veramente bello. E questo è con su sfondo dorato. Stupendo. E questa è intenzione di utilizzarli proprio sulle creazioni in resina, o non lo so, adesso vediamo, in mente delle creazioni un po' particolari, anche se queste andrebbero, tanto io non ho in arte, non me la faccio, non, nel senso che non voglio più farmi la ricostruzione unghie, perché insomma, mi sono rovinate tutte le unghie, sono più morbide di prima. E andiamo a aprire anche queste qui per vedere un attimino come sono questi. Allora, eccoli qui, questi sono su fondo chiaro e sono sempre cristalla B. No, stupendi. Cappero. Eccoli qua. Ah, questi veramente ero curiosa di riceverli, cioè per vedere come, comunque sono piccolini, o l'altro ordine, sono di diverse misure come vi ho detto prima, quindi partono dalle più piccoline fino ai più grandi. E belli, sono tantissimi, mi pare 1440 pezzi, una cosa del genere. Sono tantissimi, bello questo acquisto. E quindi, che dirvi, sono veramente soddisfatta di tutto questo che mi è arrivato. E come sempre, se vi interessa qualche link di qualche venditore, scrivetemelo nei commenti e praticamente io ve lo metterò tranquillamente, senza problemi. Va bene ragazze, io ero proprio stavo fremendo per aprirli e ho voluto aprirli insieme a voi. Perfetto ragazze, io vi ho detto tutto, vi ho fatto vedere tutto e niente, al prossimo video. Ciao a tutte, ciao!